80 milioni di euro tra risorse pubbliche e private per dare impulso alla crescita di start-up e piccole e medie imprese innovative, aumentandone la solidità patrimoniale. Entra nel vivo Equity Puglia grazie alla sottoscrizione degli accordi di finanziamento tra Puglia Sviluppo e quattro società di gestione del risparmio candidate a investire 40 milioni di risorse private. I quattro accordi sono stati presentati dall'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delle Noci, dalla presidente di Puglia Sviluppo, Grazia D'Alonso, dalla vice direttore generale, Andrea Verna Leone e dai rappresentanti delle quattro società. Presentiamo un'opportunità per le imprese, per le start-up della regione e anche per le start-up che da fuori regione vogliono investire in Puglia. Abbiamo quattro fondi di investimento che mettono disponibili 10 milioni di risorse proprie per investire in Puglia. A questi 40 milioni si aggiungeranno altri 40 milioni che la Regione Puglia mette a disposizione per coinvestire in queste start-up con operazioni di venture capital. Vogliamo aiutare il sistema delle nostre imprese, soprattutto quelle innovative, a crescere, provando a occuparci di non solo di contare le imprese che stanno nascendo e stanno crescendo, ma aiutandole a capitalizzarsi, a crescere, a fare quella crescita dimensionale economica produttiva che va oltre la prototipazione e che li aiuta a entrare nel vero mercato internazionale. Abbiamo scelto la Puglia perché riteniamo che ci sia un grande valore in termini di know-how, in termini di competenze specifiche e di opportunità nel deep tech, che è la nostra area di riferimento. Abbiamo partnership consolidate con istituti di ricerca come Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari, CNR, Istituto Italiano di Tecnologia, CETMA e altri ancora. Contiamo veramente di investire bene per spingere ulteriormente l'imprenditorialità del territorio regionale. Da sempre abbiamo avuto come obiettivo quello di valorizzare le eccellenze e il potenziale dei distretti regionali. È per questo motivo che la Puglia per noi rappresenta un importante sbocco perché ha realtà particolarmente interessanti ed è per questo che non solo abbiamo già investito sul territorio, ma abbiamo anche identificato una pipeline molto importante di investimenti da effettuare. Noi conosciamo molto bene chiaramente il territorio del sud e poi in particolar modo la Puglia, dove anche negli anni passati, con dei fondi di venture capital che gestiamo, abbiamo fatto già 3-4 investimenti. Per noi la Puglia è casa nostra, diciamo così, quindi non è per noi una novità venire in Puglia e siamo convinti che questa misura potrà creare un importante valore sul territorio. Siamo molto contenti di essere qui e di avviare insieme alla Regione Puglia in futuro il nuovo fondo parallelo e stiamo lavorando molto intensamente per la partenza del fondo principale, da cui dipende ovviamente la partenza del parallelo. Stiamo vedendo una bellissima pipeline di belle iniziative nelle start-up pugliesi, quindi siamo molto confidenti di riuscire a portare molto valore in questo territorio.